Non sappiamo per quale pazza idea da questa parte rientra, salta un uomo, ne salta due, converge verso il centro, alcuni altri giocatori cercano di fermarlo, poi arriva in questa posizione e con il sinistro Manuel Lazzari mette il pallone dall'altra parte. Ma perché di sinistro? Al di là che dovevi rientrare, vogliamo capire la dinamica di quel tiro mancino. Meglio sinistro o meglio destro? Perché ti abbiamo visto tra l'altro fare due cross improponibili nel primo tempo e poi dopo fare gol col sinistro. Abbiamo sbagliato la fascia? Sì, non so cosa mi sia passato per la testa, sinceramente. No, vabbè, a parte gli scherzi, niente, mi è arrivata questa palla e ho provato a scartarne uno, poi sono riuscito a scartare anche quell'altro, mi sono trovato in questa posizione, ho provato a calciare e è andata bene. Non ti sei emozionato? No, sì, non ho capito nulla, quindi sono strafelice, non solo per il gol, ma per i tre punti importantissimi. Quindi diciamo che dobbiamo cambiare e invertire le fasce, quindi Mora dovrebbe andare a destra e tu dovresti andare a sinistra, oppure preferisci rimanere lì e fare come Di Quinzio, che è destro ma è sulla sinistra e preferisce sempre rientrare? No, no, beh, io di solito il sinistro lo uso per camminare, quindi già col destro non è che sia un granché. Comunque, cosa ti devo dire, sono felicissimo e speriamo che abbia delle altre occasioni così. Noi l'abbiamo ribattezzata The Lazzari Way, quindi questa è una strada spianata verso eventualmente un titolo da capocannoniere? Ma che titolo? No, no, no. Ho già battuto il record l'anno scorso, quindi sono contento. L'importante sono i gol, che ne faccio uno ogni 4 anni, quindi è importante vincere, vincere ogni domenica e sperare a fine dell'anno di trovarsi là in cima. Beh, se la media è come quella di dire ogni morte di Papa, voglio dire sì, non dobbiamo sbilanciarci più di tanto, ecco. No, no, infatti, ho detto, ho battuto il mio record l'anno scorso, quindi sono contento e mi fa felice, sono felice di aver fatto questo gol importante, però sono ancora più felice per la vittoria. Ma come si festeggia un gol ogni 4 anni? Oppure, meglio, mettiamola così senza, diciamo così, prenderti troppo in giro, come si festeggia il primo gol nei professionisti? Come si festeggia? Penso che l'avete visto l'esultanza, quindi... No, ma al di là dell'esultanza davanti ai tifosi fuori dal campo, come si festeggia? Ah, niente, siamo arrivati a casa che era 00:30, quindi niente, sono rimasto a casa tranquillo, quindi ero felice e basta. Ci sono arrivati dei messaggi da parte di tanti tifosi, da parte dei tuoi genitori, tra l'altro abbiamo visto, presumiamo, tua sorella che ha commentato tra l'altro la nostra copertina, quindi insomma sei stato, al di là di essere felice, comunque, come dire, osannato anche. Sì, no, beh, sono arrivati molti messaggi sia dei tifosi che dei familiari che mi prendevano sempre in giro, come del resto il direttore, che non faccio gol nemmeno con le mani, quindi l'ha detto lui. E quindi niente, sono strafelice di tutto, quindi andiamo avanti così, adesso ci aspetta un'altra partita ancora più importante e speriamo di riuscire a portare a casa anche questa volta i 3 punti. Ultima cosa, sai che comunque questo gol rimane storico, ma proprio per il fatto che la SPAL era una cifra di tempo che non vinceva contro il Rimini, pur essendo a Sant'Arcangelo, e soprattutto perché tu hai segnato quindi nei professionisti, quindi rimarrà nell'albo della storia, te ne sei reso conto? Per quanto riguarda me, sicuramente è il primo gol tra i professionisti, quindi sono molto felice. E poi è bello perché comunque aver segnato su un derby e averlo vinto, e quindi ci dà tanti stimoli. L'ultima cosa, ma proprio chiudiamo qui, la maglia verde, quindi diciamo così, è stata battezzata nel migliore dei modi. Sì, sì, no, ho portato fortuna, quindi mi ha fatto una bella vittoria, una bella prestazione, quindi siamo molto felici.